Quindi, grazie di essere qui, Presidente. Io la prima cosa che le volevo chiedere, ha visto il foglio quanto si è speso negli ultimi giorni sul tema di Israele, abbiamo messo anche qui accanto a noi una bandiera di Israele, e che cos'è per lei oggi la difesa di Israele? Facciamo un po' di silenzio perché sennò si sente male, per favore, grazie. Ma insomma, fatemi precisare che oggi ci tengo particolarmente a essere qui, anche alla luce degli articoli che ci avete dedicato, e qualcuno l'ho contestato espressamente, come sapete, perché in particolare l'articolo nel rispetto della libertà di stampa e di opinione, in particolare quell'articolo che sin dal titolo ho giudicato fuorviante, l'intifada grillina. E ho spiegato le ragioni, molto in un confronto dialettico che credo sia il sale della democrazia, ho spiegato le ragioni perché assolutamente era fuorviante e ci rappresentava malamente. Per venire al punto subito, io dall'inizio, con tutto il Movimento 5 Stelle, non a titolo personale, abbiamo subito dichiarato che eravamo di fronte a un attacco terroristico atroce, assolutamente ingiustificabile da nessun punto di vista. Attenzione, non abbiamo mai messo in discussione il diritto di Israele di difendersi, abbiamo mai messo in discussione il diritto di Israele alla sicurezza e quindi l'esistenza, il diritto ad esistere dello Stato di Israele. Mai. L'abbiamo ribadito più volte. Quello che però mi dispiace è che c'è evidentemente il deliberato tentativo di rappresentare la nostra posizione come ambigua. Quindi se oggi io sono qui e ho accettato anche questo confronto con lei, direttore, è per chiarire che noi ambiguità non ne abbiamo a nessun livello e non acconsento a nessuno, perché comunque io rappresento non me stesso, rappresento una storia, delle idee, rappresento delle iniziative fatte nel corso del tempo, non consento a nessuno, che sia il presidente della comunità ebraica milanese, che addirittura ci ha dato degli antisemiti, un oltraggio gravissimo, e vi spiego perché, e non consento a nessuno, a una forza politica come Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, forse poi in Italia abbiamo la memoria corta, mentre io da Presidente del Consiglio nel 2020 mi sono impegnato per portare in Consiglio dei Ministri, pur con tutte le perplessità che c'erano, far approvare la dichiarazione sull'antisemitismo elaborata nel lontano 2017, non appena elaborata, nel 2017 nessuno l'aveva portata in Consiglio dei Ministri, l'ho portata io, sull'antisemitismo dell'AIRA. Io per la prima volta ho costituito a Chigi la figura del coordinatore nazionale contro l'antisemitismo. Quindi sentirmi dire dell'antisemita, non si è capito sulla base di quale dichiarazione, quale opinione, a me e al mio movimento è un oltraggio, e vi dico che io sono stato dileggiato, oltraggiato a livello personale, a tutti i livelli, mai mosso querela. Però io devo difendere il Movimento 5 Stelle. Ho dato 24 ore di tempo al Presidente della comunità israelitica per ritrattare e spiegare perché questa accusa e questo oltraggio, ha taciuto, e per la prima volta avremo una querela. Quindi, per ritornare a noi, non consento neppure, per esempio oggi Folli sulla Repubblica parla di ambiguità. Ma quale ambiguità? Qual è l'ambiguità? Le faccio una domanda.
le faccio una domanda, è chiaro il suo pensiero e il fatto che lei sia qui in questa settimana con tutto quello che Foglia ha fatto e con le parole che sta dicendo mi sembra già un messaggio chiaro. Direttore, le dico, aggiungiamo però, che siamo stati alla sinagoga di Roma, assolutamente, non però, da solo, con una delegazione eravamo una quindicina di parlamentari. Presidente, l'ambiguità si risolve. A incontrare i presidenti e le comunità israelitiche per dare la massima solidarietà. Per evitare naturalmente che si possa essere esposti all'ambiguità, i gesti sono importanti, ma anche le parole sono importanti. Io le chiedo, qualche giorno fa il presidente Biden, un democratico, un progressista, ha definito Hamas come l'ISIS. In questi giorni molte persone in giro per il mondo, persone importanti, istituzioni, anche lo stesso Netanyahu, sta dicendo che Hamas sta utilizzando dei metodi come quelli dei nazisti. Poco fa il senatore Matteo Renzi ha detto Hamas è come i nazisti. Lei vede nei metodi di Hamas dei metodi dei nazisti e, in seconda battuta, pensa che le persone che abitano a Gaza siano ostaggi di questo gruppo terroristico? Allora, assolutamente sì, ma l'abbiamo detto dall'inizio. Abbiamo condannato Hamas, lo ripeto ancora una volta, senza se e senza ma. Anzi, abbiamo detto di più, Hamas serve male, è un danno per la causa delle popolazioni palestinesi. Ma fatemi capire, di più cosa dobbiamo dichiarare? Facciamo un passo in avanti. Mi faccia capire, direttore. Per me è chiaro. Cosa è che non è chiaro anche a lei, ai suoi giornalisti che scrivono sul suo giornale? I miei giornalisti riportano notizie e fatti che possono essere E quali confutati. Notizie riportate? Comunque no, qual è la notizia oltre a queste che vi ho riassunto? Nessuna, facciamo un passo in avanti. Quando si parla di Israele si parla, come dicevamo prima, di tre diritti. Il diritto di esistere, di resistere, che lei condivide, e il diritto di difendersi, come lei ha detto. Ma è un dovere distruggere Hamas in questa fase, anche sapendo quali possono essere i costi dell'avere un gruppo terroristico che usa come scudi umani i palestinesi? Allora, questo è il grande tema. Cosa farà? Allora, direttore, questo è un punto nevralgico della nostra riflessione. E siamo qui riconoscere il diritto alla reazione di Israele non è stato mai messo in discussione. Però se c'è qualcuno che pensa che questa reazione possa svilupparsi accantonando, sospendendo il diritto internazionale umanitario, dico allo stesso modo che Israele servirà male la sua causa. Perché attenzione, riflettiamo bene. Se oggi noi diciamo che per qualsiasi ragione, anche per le atrocità commesse, c'è la possibilità di sospendere il diritto internazionale umanitario, concretamente cosa significa? Usiamo bombe al fosforo bianco, attacchiamo edifici in cui ci sono bambini e abitanti inermi, civili che non c'entrano nulla. Se noi superiamo questo limite, cioè della proporzionalità e del rispetto del diritto internazionale umanitario, poi vi chiedo, e chi stabilirà che questo periodo di sospensione si interrompe? Chi stabilirà che io ho il diritto di sospenderlo come quanto voglio unilateralmente e dopo si riprende? Capite? Cioè si sta incendiando un intero quadrante. La politica deve sempre dare un contributo in termini di visione, di strategia, perché secondo lei è una strategia sospendere e calpestare il diritto umanitario internazionale e pensare che gli altri non lo debbano poi fare? Chiaro, io le rispondo confutando quello che le dice, facendole notare che Israele non pensa di sospendere il diritto naturalmente, e anzi quando vi capita che vi siano dei civili che vengono colpiti nella striscia di Gaza, allora questo capita perché Israele ci sono eserciti terroristi che usano quei luoghi. Ma non possiamo oggi dire Israele ha la licenza di calpestare il diritto internazionale umanitario, faremmo un danno a Israele stesso. Questa mattina, poco prima di lei, abbiamo avuto Alfredo Mantovano, al quale abbiamo chiesto cosa farà il governo
se dovessero esserci delle manifestazioni pro-Palestina. Lei sa che in Francia il governo ha vietato per questioni di ordine pubblico le manifestazioni pro-Palestina, ma se dovesse esserci una manifestazione importante e dovessero invitarla, noi abbiamo chiesto anche a Lichtlein che ha risposto dicendo valuterò. Lei che cosa farebbe? Ma guardi, io da questo punto di vista è chiaro che se mi devo ritrovare in una manifestazione in cui ambiguamente ci sono fiancheggiatori di Hamas, io non potrò mai partecipare. Perfetto, più chiaro di così non si può, Presidente, grazie. Facciamo un passo in avanti, andiamo ultimo tema però, internazionale. Però scusate, lasciamoci su questo punto, invito tutti, anche chi ha dei pensieri diversi. Guardiamo, la politica è prospettiva, è strategia, è lungimiranza. Se Israele, l'interesse vitale di Israele, e non è solo all'esistenza, e so benissimo che ci sono formazioni terroristiche che mettono in discussione anche questo, ma è il diritto ad avere una prospettiva di pace e sicurezza. Quindi interroghiamoci su quali siano le reazioni più adeguate anche in prospettiva. Vi faccio solo un esempio per intenderci. Quando ci fu, cos'era, il 2009, quei 20 giorni tra 2008 e 2009, l'operazione Piombo Fuso, cioè studiamola la storia, andiamo a guardare che cosa successe. Dopo, all'inizio Israele, dopo in tutta Europa c'era il motto non io sono con Israele. Quando ci fu ovviamente quell'azione, quei 20 giorni in cui morirono tantissimi civili inermi palestinesi, stiamo parlando di Gaza, quindi forse è l'esempio storico più calzante. In tutta Europa, Parigi, Londra, eccetera, il motto era io sto con i bambini di Gaza. Quindi cerchiamo di prevenire queste prospettive, perché dopo le chiedo a lei, lei starà con i bambini di Gaza se ci dovesse essere questa, però, una reazione che distruggerà dato che assolutamente. Sta ingaggiando una dialettica anche con me, non è una domanda che è giusta, perché io le chiederei, ma lei non condanna tutti coloro che utilizzano luoghi di civili? Assolutamente sì, e quindi li condanno fermamente. Non pensa che, come li condanno fermamente, però li condanno fermamente. Il passaggio perché successivo è vigliacco usare i civili e usare i bambini. E quindi la responsabilità prima delle morti di civili che ci saranno nella striscia di Gaza è di Hamas, non di chi, allora, si difende. Questo è il punto, Presidente. Allora lei sta invocando, lo so. Allora, siccome gli altri si schermano sui civili e sui bambini, ammazziamo tutti, perché no, la colpa è loro. E no, no, non, non funziona, non ho detto questo. Non può sospendere a suo piacimento il diritto internazionale umanitario. Se lo sospende una volta lei, per sua decisione, lo sospenderanno anche gli altri. No, il diritto internazionale umanitario non esisterà più. Questo è il punto nevralgico. Questo è il punto nevralgico. Assolutamente, le ho spiegato qual è la mia modestissima posizione. E comunque facciamo un passo in avanti, perché stiamo addentrando sui temi di politica internazionale, penso che siano cruciali. Noi sul nostro giornale abbiamo elogiato anche il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, quando ha fatto una scelta coraggiosa di sostenere fino in fondo la difesa dell'Ucraina. Negli ultimi tempi il Movimento 5 Stelle ha assunto una posizione diversa, non sulla difesa dell'Ucraina, ma sul tema dell'invio delle armi. Ci spiega per quale motivo un popolo che si difende da un dittatore che noi definiamo come la comunità internazionale per appunto terrorista non deve essere armato per potersi difendere e reagire a una minaccia importante come quella che sta subendo? Riassumo ancora su questo punto la nostra posizione. All'inizio una simmetria sul piano militare assolutamente evidente. Non era possibile pensare che la popolazione ucraina si difendesse con le mani, a mani nude. Quindi siamo stati favorevoli, con un tormento interno, assolutamente alle prime forniture militari. Però attenzione, abbiamo subito chiesto, allora c'era Draghi, ricorderete, che si battesse l'Italia per la sua capacità tradizionale di dialogo, per i rapporti anche storici che noi
intratteniamo con la Russia, che si facesse promotrice di un fronte per il negoziato di pace che si svolgesse all'interno dell'Alleanza Atlantica, non mettendo in difficoltà l'Alleanza Atlantica, ma con una divisione di ruoli, perché l'Italia potesse essere il protagonista per avviare un negoziato di pace. E quello che ho detto, se qualcuno dei presenti ha avuto la bontà di seguirmi in tante trasmissioni televisive, perché solo così saremo sicuri di difendere più efficacemente la popolazione ucraina. E in alcune trasmissioni televisive ho detto anche questo in alcune interviste, perché è facile sapere e prevedere cosa accadrà. E dicevo questo, noi siamo nelle nostre democrazie, valgono le opinioni pubbliche. Adesso si parla proprio di questo, di stanchezza, è una formula ipocrita, stanchezza delle opinioni pubbliche. Sapete cosa significa? Che man mano che si va al voto, è successo in Polonia, è successo in Slovacchia, succederà negli Stati Uniti, i governi pian piano, ovviamente per seguire opinioni pubbliche che sono tra virgolette stanche, stanno assumendo sull'invio e il sostegno militare all'Ucraina una postura completamente diversa. Allora, per noi quella strategia militare decisa dai falchi di Washington e proseguita anche dalla Meloni in modo fideistico, guerrafondaio e belligerante, è una strategia che sta esponendo la popolazione ucraina, viene abbandonata a se stessa. Perché? Perché adesso, man mano che andiamo avanti, lo stiamo vedendo, dal fronte occidentale si iniziano a tirare i remi in barca. Oh, guardate, avete letto le dichiarazioni di Crosetto dell'altro giorno su Corriere della Sera? Era evidente che si arrivasse a questo. E dall'altra però, attenzione, che ne sarà della popolazione ucraina? Allora non era meglio, quando avevamo potere negoziale, metterci a un tavolo e cercare di indirizzare a soluzione politica, diplomatica, quel conflitto? Adesso che ne sarà della popolazione ucraina? Lei conosce la nostra posizione, che ovviamente è più intransigente rispetto all'idea che la comunità internazionale debba fare di tutto e di più per aiutare un paese assediato, e quindi questo prevede anche l'invio delle armi, perché non ci si difende con le fionde, come diceva lei, ma quando finiscono le armi importanti non si può tornare alle fionde, perché gli altri non hanno le fionde, gli altri hanno delle armi molto sofisticate e bisogna difendersi, purtroppo. Ma direttore, lo dica ai candidati che affronteranno la campagna elettorale a Washington. Eccoci, volevo arrivare a questo. Lo dica ai candidati che affronteranno la campagna elettorale a Washington. Il conflitto russo-ucraino, adesso anche la questione israeliana, sarà al centro di quella campagna elettorale. Avete visto che già il Congresso americano hanno bloccato gli ulteriori invii? Sospeso. Se la è sospeso, le sembra poco? No, non sospeso. Sembra un favore a Putin, scusate. Se la politica è lungimirante, non può affidarsi solo a una strategia militare costruita sull'escalation militare, perché questa escalation, che sapevamo che non ci avrebbe portato a ottenere la disfatta militare di Putin, e intelligentemente, in modo lungimirante, sarebbe stato molto più utile per la popolazione ucraina impostare con durezza un negoziato credibile, protettivo degli effettivi interessi degli ucraini. Man mano che passano i mesi, il potere negoziale della Russia aumenta, ce ne rendiamo conto? Avrei molto da aggiungere sul tema, ma lei è andata a Washington con il pensiero, e le volevo fare una domanda più leggera, ma importante. Ricorderà, durante la sua prima esperienza di governo, che Donald Trump fece un tweet all'amico Giuseppi per complimentarsi e spese delle parole significative. Oggi, se lei fosse un cittadino americano e dovesse scegliere tra Biden e Trump, e il suo amico, cosa farebbe? Non mi dica che non sono un cittadino americano, non voterei, perché siamo qui anche per provocare. No, io le dico che innanzitutto non sappiamo neppure chi sono i candidati. Come Movimento 5 Stelle facciamo senz'altro il tifo per i cittadini americani, per la popolazione americana. No, questa è una risposta da politico navigato, da navigato. Va bene, ci ho provato. Trump ha avuto modo di sentirlo? No, non c'è possibilità.
Cos'è che non funziona, Presidente, nei vostri rapporti con il Partito Democratico? Se c'è qualcosa che non funziona, il segretario Di Schlein ha convocato l'11 novembre una manifestazione a Piazza del Popolo, l'ha detto poco fa, voi parteciperete e cosa c'è che non va nei rapporti con il vostro alleato? Possiamo chiamarlo così? Alleato? Per quanto riguarda la manifestazione dell'11 novembre che il PD ha preannunciato, aspettiamo ovviamente di conoscere specificamente i punti che saranno al centro della piattaforma della manifestazione, ma io l'ho già detto, se si tratta di contrastare e contestare le politiche di questo governo che ritengo fallimentari, noi ci saremo assolutamente, perché no? Per quanto riguarda cosa va e cosa non va col PD, ma innanzitutto va molto bene la sottoscrizione di una proposta di legge sul salario minimo che riguarda 3.600.000 lavoratrici e lavoratori, e a dispetto di quello che dice il CNEL, la contrattazione in Italia, che copre buona parte dell'area dei rapporti di lavoro, anche se attenzione, in quella contrattazione c'è anche la mala pianta dei contratti pirata, però come dice la Cassazione ultimamente con delle bellissime sentenze, la contrattazione, e lo dimostra anche il fatto storico, non può garantire ovviamente i diritti dei lavoratori a un salario minimo e alla giusta retribuzione sancita dall'articolo 36 della Costituzione. Quindi noi non siamo dinamitardi, non siamo neppure rivoluzionari, stiamo chiedendo l'attuazione di un articolo della Costituzione. Ci sono salari con tutta la contrattazione collettiva 5-6 euro lordi l'ora. Chiediamo che la contrattazione collettiva si dispieghi efficacemente, perché c'è tantissimi aspetti di tutela dei lavoratori su cui concentrarsi. Se non ci riesce, la legge però stabilisce un salario minimo a 9 euro lordi l'ora. Lordi! Voi avete scelto come chiave... Ovviamente, scusi, non ho risposto all'altro lato della domanda, è ovvio che non ci sovrapponiamo col PD, perché noi siamo una forza autonoma che esprime delle proprie proposte e su alcuni fronti, per esempio sul conflitto russo-ucraino, ci siamo ritrovati in posizioni diverse rispetto al PD, ma è storia. Ci siamo ritrovati su posizioni diverse rispetto al PD nella interpretazione della transizione ecologica, che non si può fare certo ritornando indietro con gli inceneritori. Ci siamo ritrovati sulla sanità, ci stiamo confrontando sicuramente sulla sanità, vedendo quella che è stata l'azione politica del PD in campo sanitario, abbiamo dei punti critici da sollevare e che per noi sono irrinunciabili. E li faremo valere, perché noi non possiamo fare l'ascella, la succursale di nessuno. Le faccio altre due domande, Presidente. La prima riguarda l'immigrazione. Sul foglio in questi giorni abbiamo descritto e raccontato la posizione del Movimento 5 Stelle sull'immigrazione e c'è parsa essere più simile al Conte 1 che al Conte 2. Lei ha, durante il Conte 1 con Matteo Salvini, ha fatto dei decreti sicurezza molto, molto forti, molto, molto tosti, diciamo, e poco improntati sulla solidarietà. Con il Conte 2 ha corretto anche quei decreti, ma oggi la posizione del Movimento 5 Stelle sull'immigrazione è più Conte 1 o Conte 2? O Conte 3, 4? La posizione del Conte 1 sull'immigrazione, al di là delle interviste, delle dichiarazioni alla stampa e sui social del ministro Salvini, che sicuramente aveva una capacità e ha una capacità comunicativa che in quel momento era abbastanza assorbente perché catalizzava l'attenzione di tutti i media, però la posizione del Conte 1 è in un documento che io ho stilato da subito, mi sono insediato a Chigi, pensate, tra i primi dossier che ho preso in mano è stato questo dell'immigrazione. Ne è derivato una strategia, un documento, 6 premesse e 10 obiettivi, strategia multilivello sull'immigrazione dell'Italia. L'ho portata a tutti i colleghi europei e il primo consiglio europeo del giugno 2018 li ho costretti a discutere questa strategia.
Allora, la strategia del Conte 1 è stata che c'era un ministro che parlava alle TV, e per carità, rispettiamo la sua capacità politica e comunicativa, e c'era un Presidente del Consiglio che 24 ore su 24 si chiamava tutti i leader europei per ottenere la distribuzione. Non abbiamo avuto mai la chiusura, non c'è mai nessun paese, tra Francia e Germania in particolare, ci ha mai sbattuto la porta in faccia sulla redistribuzione di uno sbarco. Ma perché questo? Perché non ho avuto la stessa postura di questo governo. Se andavo in Europa ero coerente, non è che mi accarezzavo gli amici polacchi e ungheresi che dicono noi siamo, non vogliamo la redistribuzione, tuteliamo gli interessi nazionali, io li accarezzo, dico che hanno ragione, e poi voglio la redistribuzione a Francia e Germania. Non sono mai andato in Tunisia con la fanfara delle luci, dei giornalisti, il codazzo dei giornalisti, per rivendicare una svolta 3-4 volte mettendo Saied nella condizione di respingere al mittente un accordo che ha umiliato la dignità del popolo tunisino. Io queste cose, il fallimento di quell'accordo, l'ho detto più volte in tempi non sospetti. L'ultima volta, tre settimane fa, da Vespa, porta a porta, è arrivato ieri, l'altro ieri è arrivata la determinazione di Saied, ci ha rispedito indietro 67 milioni, la prima tranche che l'Unione Europea aveva accreditato. Non era difficile prevedere, se conosci quei paesi e non hai goffaggine diplomatica, quel fallimento era scritto, oltre al fallimento degli sbarchi del blocco quindi, navale e via di mi scuola. Sembra di capire che c'è una sintonia con quello che fu la sua linea sul Conte 1. No, non c'è una piena però... non c'è una piena di sintonia, perché pubblicamente, quando c'è stato ovviamente Salvini, eravamo in un governo di coalizione, e Salvini ha ottenuto in quel decreto sicurezza 1 alcune cose, nonostante gli abbiamo cambiato una prima versione che secondo me era inaccettabile, ha ottenuto delle cose che non hanno funzionato. Non ci addentriamo. Nel Conte 2 la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo tolto quelle questioni inefficaci e propagandistiche. Chiudiamo con un tratto di leggerezza, Presidente. E se lei dovesse consigliare un libro, un film o una serie TV a Meloni, Salvini e Schlein e anche Renzi, Meloni, queste sono le domande più difficili. No, non mi dica così. Piovono pietre, un film di Ken Loach, perché narra le difficoltà addirittura di un padre a comprare il vestito della comunione per la propria figlia, cade in mano all'usura. Meloni dovrebbe tener conto che ci sono tante persone che hanno veramente difficoltà economiche e non trattarle da farabutti o delinquenti. Salvini, il suo vecchio amico Salvini. Un po' di affetto. Salvini gli consiglierei una lettura. E cioè gli direi innanzitutto dal comodino di buttare via il libro del generale. Lo dica lei, io non lo voglio dire. Non lo voglio dire, lo sappiamo, non nominiamolo. Del generale, ma... tenere il libro di Papa Francesco contro la guerra, il coraggio di costruire la pace. E gli Schlein? Se devo essere un poco, mettere un po' di pepe sulla questione, potrei suggerire, secondo me Eli ha già visto il film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, perché in realtà il PD ha messo, Enrico Letta ha messo il casco militare, l'elmetto al PD, e lì non ha ancora avuto il coraggio di toglierglielo. Ultima domanda, Beppe Grillo a lei regalerebbe forse il Mago di Oz, perché è il modo in cui spesso chiama Giuseppe Conte. Giuseppe Conte che libro regalerebbe a Beppe Grillo? No, a me non piacciono etichette alle persone... Con Beppe ci mettiamo spesso, non è detto, abbiamo un dialogo sicuramente nel corso del tempo, ma lo dico in tutta franchezza, all'inizio non ci conoscevamo, quindi è stato anche complicato, diciamo veniamo da due mondi diversi, è stato complicato dialogare, c'è stato anche qualche fraintendimento, adesso sicuramente ci conosciamo meglio e il dialogo è assolutamente più proficuo.
Grazie per essere con voi e grazie del dialogo e anche della battaglia. Grazie. Con noi. Grazie. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.